È una degna finale per questo campionato invernale Riva di Traiano, che ha visto barche e equipaggi confrontarsi lungo 11 prove, tutte quante agguerrite. Oggi una giornata veramente particolare, bella, piena di sole, di luce. Ci siamo divertiti anche stando sulla barca stampa a fare delle riprese che immagino tutti quanti amerete vedere, perché sono veramente eccezionali. Bel campionato, onore al circolo, onore a tutti gli armatori che si sono battuti anche questa volta con estrema lealtà. Abbiamo avuto una sola protesta durante tutto l'arco del campionato, quindi direi che non poteva essere meglio di questo campionato invernale Riva di Traiano. Il prossimo appuntamento è il 9 aprile con la partenza della Roma per due per tutti e con la Riva per due per uno per tutti. Anche quest'anno grosse barche, grossi equipaggi, ritorna Andrea Mura in solitario, vengono i class 40 francesi con dei personaggi del calibro di Quito de Pavan, con Michel Cohen, con Jean-Pierre Balmès, un nutrito gruppo di marinai eccezionali. Oltre alle nostre barche abbiamo il nuovo Cipalipa 10 che verrà qui agguerrito e pronto a portarsi a casa l'Honor Line e tutto quanto quello che c'è da vincere. Insomma, una edizione di Roma che si preannuncia particolarmente interessante e particolarmente agguerrita. Quindi vediamoci presto. L'8 aprile ci sarà un briefing meteo, Andrea Boscolo verrà qui in presenza a fare una serie di simulazioni per gli equipaggi. Siamo tutti qui in attesa di ricevere i nostri regatanti e di riceverli poi a mare, come nostra tradizione, con una bottiglia di spumante, italianissimo spumante.